Signori, buonasera, questa volta abbiamo ospitato in maniera unconventional, come tradizione del potere, il nostro amico Alfonso Bottone, che ha scritto, tu sei giornalista, non già scrivi di natura, però questa volta hai scritto Se fosse solo questione di sesso. Cipolla, senti che questo serve pure a te, è solo questione di sesso. Tu lo fai il sesso, sì, qualche volta. Con prefazione di Cesare Lanza, poi ci spiegherai tu per bene chi è Cesare Lanza. E io voglio lasciare subito la parola a te. Non vi è rimedio per la nascita né per la morte, salvo che godessi l'intervallo di anonimo. Penso che sia tutto. Cominciamo leggendo. Non riuscirò mai a capire cosa ci trovano le donne nel culo di un uomo. Come riescono a perdere la testa e a volte anche ad innamorarsi della maniera di sculettare di un rappresentante dell'altro sesso. Muovere bene le proprie natiche, insomma, è un punto a favore di chi vuol conquistare una bella donna. L'ho messo in conto e devo dire, pur non riuscendo a svelare l'arcano mistero, il risultato è stato centrato in pieno. Odori di sesso. Avevo appena conosciuto Fiorella, ma la sua diagnosi arrivò precisa e repentina. Non che quelle tre parole mi meravigliassero più di tanto. Sapevo di avere addosso quel profumo. Lo sentivo selvaggio quando saliva su da letti sfatti, mentre consumavo rapporti lascivi con una quantità di donne di cui ormai facevo fatica ad avere memoria. Ma a 50 anni appena solennizzati, sentirlo rimarcare da una poco più che avvenente 25enne faceva, come per dire, un certo effetto. Odori di sesso, ripetei con una certa insistenza, mentre la sua mano scivolava lungo i miei jeans fino a sfiorare l'oggetto del suo desiderio. Messaggio chiaro e forte, ribadì con una sicurezza sfacciata, spostando la sua mano proprio lì, su un membro che ormai turgido pulsava con gran vigore. Vedi, non sbagliavo, mi è bastato osservare come muovevi il tuo culo. Non riuscì però a portare a termine la sua esposizione che ci ritrovammo nudi su lenzuola consunte che ricordavano trascorse tensioni e trasudavano umori per nulla puditi. Fiorella aveva avuto la fortuna di incrociare la mia vita in giorni davvero difficili. Il mio ultimo romanzo, Soltanto d'amore, era stato davvero un flop. Le vicende narrate, attinte a piene mani dalla mia vita sentimentale, non avevano fatto breccia tra i miei lettori. L'editore, poi, com'era da immaginarsi, montava su tutte le furie. Non riusciva a digerire un insuccesso, soprattutto se veniva da un autore di punta della sua scuderia. Legai ovviamente la debacle letteraria alla storia appena sospesa con Angelina, la giovane architetto che aveva rubato i miei sentimenti. Non riuscivo a dimenticare le parole che mi aveva sussurrato lungo il grigio marciapiede della stazione ferroviaria, mentre la distaccata voce dell'altoparlante annunciava l'arrivo dei treni. Non mi perdi se non mi devi perdere. Anche a qualcuno che era un po' distratto, però un applauso ad Alfonso lo faremo, no? Grazie. Alfonso, e storie d'amore soprattutto di sesso, però io ho visto che leitmotiv, oltre che la cucina, la gastronomia, sono le canzoni, perché tu ad ogni capoverso chiudi o apri con una bella canzone. E quindi sesso, erotismo, cucina, ma anche musica. Diciamo subito che questo è un romanzo, è un romanzo che racconta di un scrittore che ha avuto un successo letterario, poi ovviamente alla seconda tornata scrive un romanzo che purtroppo non ottiene il successo che doveva ottenere. E qui comincia un periodo abbastanza difficile, anche perché ha avuto un incontro con una donna che non è andata a buon fine. Lungo il romanzo incontra quattro donne, quattro personaggi femminili diversi tra loro per tanti motivi. E con tre di loro
consuma un rapporto d'eros. Io dico eros perché l'eros ha una differenza sostanziale con il sesso. L'eros, quando c'è un rapporto, comunque ti lascia qualcosa, non è una buttata e via. L'eros ti lascia un messaggio, ti lascia delle emozioni, ti lascia delle sensazioni, e quindi l'eros ha una differenza sostanziale con quella che è il sesso. Ovviamente l'eros è legato alla cucina, è legato alla gastronomia. Anche qui l'eros non ha nulla a che vedere con l'afrodisiaco. Nel libro, credo che poi dopo ne parleremo di questo, della cucina e quindi delle ricette erotiche che ci sono, delle ricette di cucina erotiche che sono all'interno di questo libro, anche perché eros e cucina sono sempre andate d'accordo. E poi la musica. La musica segna, io credo, l'esistenza di ognuno di noi. Ognuno di noi è legato ad una serie di canzoni, una serie di motivi. Ognuno di noi si ricorda di una storia ricordando i versi di una canzone, e io ho voluto fare la stessa cosa. Ricordando dei versi di canzoni, ho ricordato delle storie. E poi dobbiamo dire che la gastronomia, che tu leghi all'eros, sai benissimo, dimmi come fa l'amore, dimmi come cucina, e ti dirò come fa l'amore, però è legato anche ai profumi, che recentemente hanno appurato che i profumi sono legati a, risvegliano la memoria, quindi è vero che quando tu senti un profumo particolare ti ricordo quel periodo, quella sensazione. Quindi è facile legarlo alla cucina, perché la cucina è fatta di odori, specialmente la nostra. Però, dico io. Tu, se conosci una ragazza, conosci una donna, la porti a cena, da come mangia, da quello che mangia, e soprattutto come si relaziona al cibo, sai se è una storia che potrà andare avanti o no? Dipende da quello che mangi, dipende da come lo mangi, dipende da come viene servito a tavola, dipende in quale tipo di piatto viene servito, dipende da quale tipo di tovaglia, da quale tipo di tovagliolo, da quale tipo di posata. La cucina erotica non ha nulla a che vedere con la cucina afrodisiaca. La cucina erotica è un insieme di cose, non è soltanto il cibo, è appunto tutto quello che c'è attorno, come lo servi, il colore del piatto, che cosa mangi. Noi abbiamo cercato di dare, con la collaborazione della mia compagna di Rosa Sabella, abbiamo cercato di dare dei suggerimenti di cucina erotica. Se volete, ecco, sapevo già. Bocconcini di formaggio su petali di rosa. Siamo ancora sul semplice. Se bisogna passare la giornata a preparare un piatto di lingue di canarino, non vedo come ci si possa poi dedicare ai giochi erotici. Adagiare dei bocconcini di parmigiano o erborinato di capra su un letto di petali di rosa rossa. Zigrinare con della sala, salsa ottenuta dal mosso di uva bianca o della confettura di fichi, ovviamente prodotta artigianalmente. Qui possiamo osare con un vino rosso più o meno leggero. Il velluto dei petali comincia a ben stimolare. Come vedete, come dicevo, è come lo serve il piatto. E abbiamo cercato di dare anche un suggerimento del vino da abbinarci. Quindi troverete una serie di vini che per ogni piatto che è appunto descritto nel libro ha il suo significato. Questa parte è la parte finale del libro, perché appunto c'è il romanzo, ci sono le storie, e poi ci siamo divertiti a dare delle ricette di cucina erotica. Però io una cosa vorrei che tu la leggessi, che è bellissima, te la do io. Allora, buongiorno amore, perché io sono un appassionato della prima colazione. Allora, questa secondo me è bellissima. Allora, cominciamo da prima del buongiorno amore. Questa notte ho sentito le tue mani scivolare su di me come gocce d'acqua, le tue labbra come piume, il tuo corpo come un morbido cuscino. Ho respirato il tuo inconfondibile profumo dentro di me. E ora che sono sveglio, buongiorno amore. Una banana matura, uno yogurt greco,
un cucchiaino di miele di agrumi, cannella, frullare insieme la banana e lo yogurt, versare in una tazza, zigrinare con il miele e in ultimo spolverare con la cannella. A me piace, già provato. Sì, sì, sì. Tu mi hai detto leggi il libro, io me lo sono letto e l'ho pure praticato. Però parliamo prima di Cesare Lanza, questa amicizia che ti lega a Cesare Lanza. Spieghiamo chi è Cesare Lanza, forse più non lo sanno, è uno dei maggiori critici televisivi, forse solo Aldo Grasso può competere con lui, e che ogni anno partecipa con te a In Costiera Amalfitana.net. Che cos'è? Allora, certamente forse le generazioni nuove, le giovani generazioni conoscono poco Cesare Lanza. Cesare Lanza è l'autore del Festival di Sanremo, quello condotto da Paolo Bonolis. Cesare Lanza è stato l'inventore di Buona Domenica su Canale 5 e di buona parte dei programmi di Bonolis. Cesare Lanza è una pietra miliare nel mondo dello spettacolo, della televisione, della critica televisiva. Il rapporto con Cesare è nato nell'ambito di questa manifestazione. Qui c'è già l'anticipazione di quella che sarà l'edizione 2013, perché noi viaggiamo già con un anno avanti, ovviamente. Saremo alla 7ª edizione In Costiera Amalfitana.it, Festa del Libro del Mediterraneo. Ovviamente uno dirà Festa del Libro del Mediterraneo, quindi è una rassegna letteraria. È una rassegna letteraria con autori delle novità letterarie più recenti, ma non è solo quello. Parte il 30 di maggio, si chiude il 14 di luglio. Un mese e mezzo di eventi, di manifestazioni quasi tutte le sere, lungo i 14 comuni della Costa d'Amalfi, quindi nelle location più belle, più suggestive, quelle che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo conosciuto da vicino, ma che anche abbiamo imparato a conoscere attraverso la televisione. E perché oltre alla rassegna letteraria c'è la danza, c'è la musica, c'è il teatro, c'è il cinema, c'è la televisione, c'è di tutto, ci sono grandi personaggi. Nell'edizione appena conclusa, sì, voglio ricordare tra gli altri nomi quelli del giudice Antonino Ingroia, voglio ricordare il nome di Sandro Petrone, collega del TG2, quello che ci racconta ogni 4 anni le elezioni americane, insomma grandi nomi che accompagnano questo grande evento, che partirà il 30 maggio da Roma con la conferenza stampa nazionale e poi si chiuderà con il 12, 13 e 14 luglio con la Fiera dell'Editoria in Riva al Mare, che è una fiera del libro con 15 case editrici nazionali che vengono ad esporre. Ma ce n'è per tutti i gusti, quindi dai più giovani ai più anziani si troverà di tutto, cioè dalla letteratura e non solo. A me piace, io ti lancio anche un invito. Io ogni estate in 5 Costiere organizzo pasta estate, quindi è il contest fra chef della Costiera Amalfitana. Uniamo le forze e faremo, casomai per ogni tappa, oltre ai piatti della tradizione, una ricetta erotica per poi raccogliere un nuovo libro. Io volevo concludere con un giochetto, se tu mi permetti. Allora, vediamo un po', iniziamo, però solo come ama. Per esempio, chi è Ariete? C'è qualche Ariete qua? Ecco, come ama l'Ariete? Allora, prima di dire questo, devo dirvi, nel libro che vi invito ad acquistare, perché è un libro simpatico, intrigante, passerete una bella oretta, veramente vi divertirete e scoprirete anche belle cose. Il libro in vendita stasera costa solo 10 euro. Tra l'altro questa è l'ultima tappa delle presentazioni, perché il libro ha cominciato le sue presentazioni il Natale dello scorso anno. Ovviamente io ho cominciato dalla mia patria, dove sono nato, quindi abitualmente quando c'è la prima un libro si comincia sempre da dove si è nati, anche perché porta bene. E mi piace chiudere stasera perché questo è un libro irriverente. E mi piace chiudere in un locale irriverente. Questo è davvero un locale irriverente, per cui si adegua bene a quello che dico.
All'interno del libro, oltre alle ricette, c'è un altro gioco che ci siamo permessi di fare, quello dell'oroscopo. L'oroscopo della sensualità. Allora, tu mi hai chiesto l'Ariete, come ama l'Ariete? L'Ariete ama con grande passione, coinvolgendo tutto se stesso. Ogni storia, anche la più breve, è molto intensa e gli amanti arietini sono particolarmente irruenti. L'amica che segna. L'amica che segna. Bilancia. Allora, andiamo alla bilancia. Come ama? Chi l'avrebbe mai detto? Questi bilancini così equilibrati, quando sono alle prese con la passione amorosa, perdono la testa. E come il dottor Jekyll, sanno tramutarsi in Don Giovanni e Casanova, estremamente libertini. Che serio sei? Scorpione. Come ama lo scorpione? Lo scorpione è sinonimo di amante appassionato quanto impetuoso, disposto a tutto pur di consumare al più presto, soddisfacendo il desiderio del momento. Molto fantasioso, lo scorpione è maestro dell'erotismo e della incostanza. E l'altra parte, sa distinguere sempre chiaramente il sesso dall'amore. Molto passionale, è difficile che si sbilanci con i sentimenti, preferendo la pratica amorosa alle parole accorate e poetiche. Testardo e risoluto, raggiunge sempre l'obiettivo. Ma io posso chiedere a Daniele di che segno è? L'abbiamo detto prima, scorpione. Ah, avanti, benissimo. Senti, ma Nino invece di che segno è? Nino è Capricorno. Capricorno, quindi l'abbiamo detto anche lui. Da qualche altro segno? Leone, allora. Leone lui, perché tu che segno sei? Leone, pure tu. Abitudinario, amante delle relazioni consolidate, il leone e la leonessa sono molto fedeli e amano vivificare il rapporto amoroso con la compagna o il compagno con lievi guizzi di creatività. Signorina, che segno è? Bilancia. Abbiamo già detto. Qualche altro segno? Chi c'è in sala? Acquario. Eccolo qua. L'uomo seduce, colpisce e il più delle volte se ne va. La donna, altrettanto seducente, ama più l'erotismo che la sensualità e si eccita grazie alla sua fervida fantasia. Alfonso, io ti ringrazio e spero, a parte di averti sempre ospite qui quando vuoi, anche senza presentare il libro. Vi ricordo che il libro lo potete comprare, prezzo bodeghero stasera anziché 12,10. Devo dire che essendo l'ultima serata, quindi il libro non lo troverete più in libreria, quindi non lo potrete più acquistare in libreria. Questa è proprio l'ultima occasione per poterlo acquistare.